Oggi giochiamo con gli Zuzu Pets, che sono questi cricetini super simpatici. C'è anche il cartone, giusto, su Frisbee. Corrono come dei matti nel cartone, dappertutto. Vediamo se ne combinano tantissime anche questi due ragazzi, che sono degli Zuzu Pets robot interattivi ma anche molto pelusciosi. La serie dei giochi Spin Master è fatta da quelli dei personaggi proprio del cartone, poi da altri loro amici, tipo questi che abbiamo noi, che sono Sophie, che è quello che aprirà Nicolò, e Merritt, che è quello che aprirò io. Ogni Zuzu Pets ha qui sulla schienetta un birthmark, si dice, cioè una specie di marchetto di nascita. Io ho un fiorellino perché Merritt è dolce dolce. Invece tu hai un diamante, perché Sophie è un amante della moda. Questi Zuzu Pets fanno un sacco di cose. Andiamo ad unboxarli? Sì. Sì, come Ulla. Cosa sta dicendo? Dice, toglietemi la scatola. È vero, unboxatemi, dice. Dov'è? Questi sono da girare, aspetta che ti libero dalla scatola. Allora, abbiamo due piccole vitine che si è aperte, che si è girate. Dovrebbero liberare il nostro Zuzu Pet. Ecco, Zuzu Pet. Dai, ho liberato Sophie. Eccolo, ecco Merritt. Che carini che sono. Guarda che bel ciuffetto. Guarda che ciuffetto che hanno. Gli puoi fare la cresta. Un po' in avanti così, il ciuffo. Che forza, si pettinano un sacco. Guarda davanti così. Facciamo scontro di ciuffi, guarda, eh. Scontro di ciuffi. Hanno un'espressione molto simile ai nostri due Zuzu, hanno le guanciotte belle morbide. Senti qua che morbide. Ecco le istruzioni, Nicolò, vediamo come giocare. I criceti, non riesco a parlare ragazzi, parlano sempre i criceti. I criceti, no, è partito, fermatelo. Dicevamo ragazzi, il criceto dispone di quattro modalità di funzionamento. Modalità coccole, modalità esplorazione, modalità ballo e modalità nanna. Modalità esplorazione: in questa modalità il criceto esplora l'ambiente attorno a sé, appoggia il criceto su una superficie piana. L'hai fatto, sì, e premi il pulsante che sta sulla schiena. In questa modalità il criceto si muove. E voglio, è partito. In questa modalità il criceto emette suoni diversi, si muove in direzioni casuali, si sposta all'indietro quando urta un oggetto. Se il criceto si capovolge durante l'esplorazione, il sensore di inclinazione si disattiva automaticamente e si va sulla modalità coccole. Per attivare la modalità esplorazione, sposta il criceto in posizione verticale e premi una volta il tasto sulla schiena. Se lasciato solo in modalità esplorazione, si addormenterà automaticamente dopo circa 4 minuti. Facciamo una nuova prova? Vai, pronti, sei già pronto col dito tu? Bravissimo, pronti, attenti, vai! Here we go! È partito? È sfuggito il tuo dito! Prendilo, Riproviamo! Pronti, attenti? Here we go! Via! Oh, nanna! Oh, adesso si addormenta. Bene. Modalità coccole. In questa modalità il criceto può essere coccolato e nutrito. Dalla modalità esplorazione premi il tasto sulla testa. Quindi qua c'è un tastino sulla testa. Prova. In questa modalità è possibile coccolare il criceto senza che si allontani. Premi il tasto sulla testa per far emettere al criceto molti teneri suoni. Adesso li facciamo parlare. Pronto? Un tocco tu? Vai. Un tocco io. Fanno suoni diversi? Sì, sì. Quindi ogni Zuzu Pet ha dei suoni distinti. Qualcosa è simile al campanello. Veloce, 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 veloce. Chiacchierano tantissimo. Adesso io provo a imitare i suoni del mio Zuzu Pet. Occhio, Lo so io. Prova tu. Bravo. Questo era difficile. Difficilissimo. Bravo. Modalità ballo è la modalità segreta dei criceti. Per attivare questa modalità tieni premuto il tasto della schiena per 3 secondi. La modalità rimane attiva per alcuni secondi, durante la quale il criceto balla e canta, quindi torna in esplorazione. Proviamo la modalità ballo. Allora, adesso premeremo per 3 secondi. Vai! 1,
2, 3, vai! Partiti! Wow, guardali! Il mio merito è cascato! Sofì, fermati lì! Sono fortissimi! Girano come dei pazzi! Guardala! E se si ribalta, perché ho evitato che cadesse, vanno subito a modalità coccole. Eccoli ribaltati tutti e due. Proviamo a farli ballare da soli per vedere se hanno una musica diversa. Dovrebbe partire da solo dopo 3 secondi. Sì, è partita! Che scatto, ragazzi! Che scatto! Ah, è arrivato giusto al limite del tavolo. Attenzione. Hai ragione, questa è un'altra musica, Nicolò. Ferma. Forza, avanti, Sofì. Tu. Dovevo partire adesso. È partito. Sembra un po' la... Oh. Parte con l'impennata, sento un po'... E questo è un tipo di musica ancora diverso rispetto a prima, vero? Guarda come gira. Che forza. L'ultima modalità, ragazzi, è quella riposo nanna. Dove il giusto... È partita. L'ultima modalità, dicevo, è quella riposo, quella nanna, in cui... Basta lasciarli o per 4 minuti da soli e loro si addormentano, oppure basta rischiacciare, come abbiamo visto prima, basta rischiacciare sulla schiena e loro si addormentano. Mentre sono addormentati, noi possiamo sempre coccolarli, senti così, e loro sono sempre attivi in pratica. Adesso, ragazzi, è arrivato il momento di fargli una casetta, giusto? E vedere come se la cavano in giro per le discese, gli scivoli, anche in giro per il nostro salotto. Quanto vanno in giro, Nicolò? Tantissimo. Non riesco a fermarla. Non riesco a fermarli. Prima mossa, attacchiamo questa specie di super tetto alla base. Ci sono proprio delle clip dove si può clippare. Ballare. Si può clippare. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Adesso dotiamo le porte di questi aggeggi che permettono collegamenti poi con altre piste. Adesso il turno dei bloccaporte. In questo modo il nostro cricepino potrà uscire da un'uscita soltanto. Ora prepariamo lo scivolo. Anche in questo caso sullo scivolo vanno messi queste specie di stipiti di raccordi. Perfetto, Nicolò. Attacchiamo uno all'altro. Benissimo. Adesso attacchiamo anche un altro giallo qua. E stiamo facendo il tunnel che porta in alto il nostro ricetto. Approfittiamo per attaccarci le cupole e inserirle qua dentro. E ci siamo con l'ultima cupolina. Le cupoline si clippano per bene, si chiudono molto bene e sono ovviamente apribili e richiudibili. Ed ecco, poi la galleria va attaccata proprio qua. Qui c'è una freccia, potrebbe essere lo scalino finale e c'è anche una bella uscitina da mettere. A questa ci attacchiamo un primo pezzo di discesa e poi attacchiamo quest'ultimo qui, così. Per sostenere il garage abbiamo 4 colonne che vanno messe, una qua, una va messa qua sopra, una va messa qua e Nicolò, ce l'hai l'ultima? Sì, ok, e l'ultima la inserisci lì dentro, deve entrare in tutti e due i fori, uno qua, uno qua, schiaccia bene, perfetto, adesso è bella stabile. Andiamo a fare l'attacco finale, ci siamo, clic clip, eccoci, ci siamo, andata? Sì! E vai, vediamo come vanno i zuzupetti, vai, here we go, è partita Sofì, guarda come sale bene, torna indietro, no, riparti, ha avuto un attimo di indecisione, riproviamo, c'è stata un'inclinazione sulla curva, vai Sofì, tutti e due, li facciamo un inseguimento, vai Sofì e Mary, via, guarda come si inseguono, forza ragazzi, Mary è tornata indietro, però poi riprende, Sofì si è ribaltata, no, si è ribaltata, vai Merritt, guarda come scende, bravo, grande, adesso parto io, sei pronto? Vai, vai Merritt, ti, guarda come scala bene, hai visto? Poi è sempre un momento di decisione, perché lui vuole andare in giro dappertutto, ah, si è inclinato, no, ce l'ha fatta, grande, vai Sofì, guarda che cerca la strada, eh. E alla fine la trova, hai visto, è salita, è voluta ritornare indietro. Mentre intanto Merritt si sta facendo i chilometri qua sotto. Guarda che si è risvegliato dal riposino, Nicolò. Hai visto che è arrivato? Ciao Mati! Ti piacciono questi criceti? Sì? Sono belli, vero? Sì. Vai Merritt! Guarda come va in salita! Come è allenato il mio criceto! Oh! Hai visto? Eccolo, è arrivato! Vuoi provare a farlo partire, Matilde? Dai, proviamo. Schiaccia sul fiorellino. Vai. Bravissima, here we go! E parte, hai visto che fa la salita? E poi arriva giù per la discesa. Ci pensa un attimo perché lui vorrebbe andare ad esplorare un po' dappertutto. Ed ecco che arriva!
Merritt, lui si chiama Merritt, sai? Lei è Sophie. E lei si chiama Sophie. Hai visto che bei cappellini, che ha? Prova a pettinarli. Guarda che morbidi. Sono pioggia. Visto che carini che sono? Piazza il diamantino lì. E lei parte. Via! Go! E poi lo facciamo inseguire da Mary. Vai Mary, ti segui Sophie. Vai, 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 vai. Inseguila, inseguila. Ta 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 ta. È uscita prima Sophie. Adesso ti facciamo vedere che ballano. Basta tenere schiacciato sulla schiena per 3 secondi. E poi loro iniziano a ballare, guarda. Hai visto? Hai visto come balla? Wow! Ragazzi, sono divertenti questi zuzupetti. Sì, guarda. Sì, sono molto simpatici, vero? Ragazzi, se questo video vi è piaciuto potete mettere un pollicione. Fateci sapere nei commenti qual è il vostro criceto preferito. Nicolò, il tuo e Sophie, qual è il tuo preferito? È il mio criceto. A te piace Merritt, Mati? Noi ci vediamo ai prossimi video qui su Giochi per Bambini, ragazzi. Ciao!